Presidente, parliamo di un accordo importante relativo alle scorte, la cessione di una parte ovviamente dell'ospedale e la realizzazione del nuovo complesso didattico di area medica. Oggi avete presentato il rendering, abbiamo visto anche le immagini, come nascerà tutta la struttura. Un suo commento. Ma è un intervento molto bello perché da una parte consente di sostenere l'università con uno spazio che possa essere con la dovuta autonomia, ma anche in integrazione, perché si tratta di uno spazio che è davanti alle scotte e che offre alla didattica sull'area medica un'opportunità di un ambiente nuovo, funzionale, tecnologicamente attrezzato, di proprietà dell'università. Naturalmente l'università riesce a fare questo attraverso quell'operazione che ci ha portato come Regione a voler dare il nostro contributo, ma che è un contributo che poi aiuta a liberare spazi per quella che sarà una importante infrastruttura come le scotte ristrutturate. Abbiamo avuto un valido impulso, potendo ammettere come finanziamento Piano Nazionale di Risorse e Resilienza la costruzione del volume volano, perché è evidente che le scotte ristrutturate avranno vari step nei vari ambienti che le riguardano e quindi la struttura volano con un costo di 40 milioni consentirà di fare questa operazione progressivamente fino alla ristrutturazione generale. E quindi da un lato noi partiamo i lavori di ristrutturazione che interverranno nei prossimi anni, trasformando il volto del grande e importantissimo ospedale senese, che poi in realtà è una clinica che la Regione e l'Università riescono a gestire attenti alla cura dei cittadini come alla ricerca, e dall'altra l'Università può avere quegli spazi in autonomia e in possibilità di impostazione che abbiano tutti i requisiti e le caratteristiche che le moderne tecnologie riescono a offrire. 11 milioni l'intervento, direi 11 milioni spesi bene.